Buongiorno, la scorsa settimana abbiamo avuto i primi accenni estivi della stagione, quindi una fase, abbiamo vissuto una fase climatica piuttosto stabile in cui le temperature massime hanno superato i 30 gradi in molte località, anche alcune località interne e piccole. Poi però nella seconda parte della settimana, soprattutto nella giornata di domenica, l'anticiclone africano ha subito una flessione e quindi c'è stata l'incursione di aria più fresca dai quadranti settentrionali, il quale ha causato una riduzione delle temperature. Quindi le temperature, che comunque quelle medie, sono state sostanzialmente sempre nella media stagionale, con lievi oscillazioni nella parte prima parte del periodo, e quindi sono state leggermente al di sopra, mentre nel fine settimana queste hanno avuto una flessione, ma soprattutto nei valori massimi, in quanto il cielo coperto e nuvoloso, e comunque anche qualche temporale sporadico che comunque in tutta nella regione hanno coinvolto, hanno interessato più il versante tirreno che le restanti aree, hanno causato questa riduzione della temperatura. Questo contesto ovviamente primaverile, estivo, è stato particolarmente favorevole per tutte le colture dell'area, quindi poiché ha accelerato i processi di maturazione delle primizie, della vite, dell'olivo, quindi un po' di tutte le colture, delle stesse ortive da poco trapiantate. Particolarmente favorevole è stato anche per la fienagione. Un po' meno per i cereali, in quanto lo stress idrico, soprattutto per quelli tardivi, può aver causato qualche danno alla produzione. Con questo concluso, arrivederci al prossimo appuntamento.